The Legend of Zelda Triforce Heroes. Devo ammettere che ero molto scettico riguardo questo spin-off di Zelda, dato che venne presentato come un capitolo multiplayer, un po' come The Four Swords. Salvo scoprire a distanza di 6 anni che c'è una modalità single player per chi come me non ha amici. Grazie Nintendo. Sia chiaro, questa non è una recensione, ma semplicemente Andrew Link che parla delle sue impressioni sul gioco da un punto di vista single player, anche perché online non c'è nessuno. O non conosco gente che ce l'abbia. L'inizio è simile a quello dei classici Zelda, noi siamo l'eroe di turno, senza sapere di esserlo, e ci imbarchiamo in un'avventura che è volta a salvare la principessa, che stavolta non è Zelda, ma Fronzolina, vittima della maledizione di una strega che l'ha costretta ad indossare una calzamaglia e adesso non può più toglierla. Si sente la differenza di trama rispetto agli altri titoli, non è vero? La meccanica di gioco prevede 3 eroi uniti per superare le prove che si frappongono tra loro e il compimento della missione. In questo caso sono tutti e 3 eroi qualora si giocasse multiplayer, mentre se si è single player si può cambiare tra un manichino e l'altro semplicemente con una pressione di un tasto, come se si trasferisse la propria anima o essenza vitale in uno dei manichini, quindi magari quando finisce l'avventura non è il vero Link con il quale sei partito che torna a casa? Ma non lo so, penso che in realtà è sempre lo stesso. Che si giochi single player o multiplayer, l'abilità di partenza è sempre la stessa, ovvero il totem. Il totem consiste nel far salire l'uno sull'altro i vari eroi, e quindi da qui il nome, totem. Questa feature avrà largo uso all'interno delle aree esplorabili di gioco, oltre alle molteplici e diverse armi a disposizione che potranno essere appunto usate dai vari componenti del gruppo durante le prove. Ognuno deve però fare la sua parte, e non è semplicemente ti salgo sulle spalle e andiamo avanti, no, ci sono moltissimi enigmi da superare che sono sempre un po' la gimmick che troviamo in qualsiasi gioco di Zelda. Se si gioca da soli, la coordinazione mano-occhio deve essere veloce e senza sbavature, pena la perdita di cuori da parte di un attacco nemico o lo scadere del tempo di un determinato puzzle o anche la magia o anche, perché no, il livello. L'inizio dell'avventura è semplice e spensierato, si parte da una semplice foresta con un crescendo continuo di difficoltà fino a culminare allo scontro finale con Lady, che è la cattiva di turno. Ha diverse fasi come ogni boss, e tra le varie fasi ce n'è una dove si gioca letteralmente a tennis con delle sfere di magia. Già. Questa fase, che è la prima, ricorda tra l'altro la prima fase contro Ganondorf. Uguale uguale. L'avventura è molto leggera, anche se alcuni puzzle hanno richiesto pazienza e più tentativi da parte mia, e ragazzi, la profondità di gioco non aiuta minimamente. Tipo un certo livello che non voglio menzionare perché stavo per diventare blasfemo in quel frangente. In definitiva mi sono divertito però a passare delle piacevoli ore in compagnia dell'eroe e dei suoi manichini. Ore che potevano anche essere pochi minuti, data la possibilità di finire un livello in una decina di minuti, poter salvare e magari spegnere la vostra console e ributtarsi all'avventura quando si ha più tempo da dedicargli. Lo consiglierei a chi magari ha voglia di qualcosa di diverso da giocare o magari qualcosa da portarsi sotto l'ombrellone. I prezzi inoltre sono davvero contenuti, quindi magari fateci un pensierino. Potreste passare davvero una decina di ore abbondanti, perdendo vite, perdendo diottrie e perdendo la vostra integrità morale.